Io quest'anno non ho voglia di festeggiare niente. L'idea di passare le feste senza mia mamma è lacerante. Ho dovuto a malincuore preparare l'albero per mia figlia, ma voglio solo che quest'anno passi il più velocemente possibile, il più silenziosamente possibile. Non trattiene la commozione Roberto Leuci mentre racconta la drammatica storia di sua mamma, Teodora Scarafino, per tutti Dora, che è una delle migliaia di lutti che attraversano il paese in quest'epoca di pandemia, ma assume i contorni di un enorme schiaffo in pieno viso per come si sono svolti i fatti. Dora era il perno della famiglia, sempre attiva, sempre dedicata alle cure di suo marito, dei suoi figli, dei suoi nipoti. La sua cucina era sempre in movimento per ospitare qualcuno, a pranzo, cena. Lei che la domenica andava in campagna per raccogliere ciliegie e capperi, gli asparagi, e quelle cene di famiglia che tenevano insieme 14 persone. Non era una presenza, era la presenza, dice il figlio. E proprio per essere in forma in occasione delle feste che arrivavano, Dora aveva deciso di farsi operare all'anca. Avremmo anche potuto ritardare, mi dice Roberta. Invece, il 7 settembre, la signora Scarafino viene ricoverata nella clinica Mater Dei di Bari, un'operazione che avrebbe dovuto essere di routine. Effetto il tampone in ingresso, negativo, mi racconta il figlio. Va tutto bene, dopo 3 giorni viene trasferita nel reparto di riabilitazione motoria per iniziare il suo percorso di recupero. Anche in questo caso tutto procede nella norma. Arriviamo ai primi di ottobre, era il 2 o 3 ottobre. Ci sentiamo telefonicamente, poiché le visite erano proibite dalle norme anti-Covid. Mia madre mi racconta, un po' preoccupata, che la sua vicina di letto, in stanza con lei, lamenta tosse, febbre, dolori vari. I 4 figli di Dora non si preoccupano. Durante la prima ondata del virus a marzo l'hanno tutelata con molta attenzione. Comincia a fare dei ragionamenti non suoi, mi dice. Sragionava, ad esempio mi chiedeva se mio padre fosse rientrato dal lavoro, eppure mio padre è in pensione da anni. I figli chiedono informazioni ai medici, infermieri, non ottengono risposte, vengono sommariamente rassicurati. Gli dicono che non c'è nessun problema, che la febbre della compagna di stanza è una semplice influenza, probabilmente dovuta a un colpo di freddo. Dicono, il 5 ottobre la signora Dora comunica ai figli che alla vicina di letto è stato fatto il tampone, una risonanza e dei raggi ai polmoni. Aumenta ovviamente la preoccupazione, racconta il figlio. Dalla clinica però la risposta è sempre la stessa, state tranquilli. La signora continua a rimanere in camera con mia madre. Addirittura il giorno successivo, il 6 ottobre, me la passa il telefono, quella mi saluta. Tranquillo, tranquillo, mi dice mia mamma. Quello stesso giorno, nel pomeriggio, tutto precipita. Nostra madre ci chiama, ci dice che l'hanno spostato in un'altra camera con tutte le sue cose, il suo letto, il suo armadietto, i suoi vestiti, che non le permettono nemmeno di affacciarsi sul corridoio dell'ospedale, che si sente reclusa. Io e mio fratello partiamo subito. Cerchiamo di parlare con i vari medici, non ci fanno entrare, riusciamo a metterci in contatto con una dottoressa. Ci dice che l'ex compagna di stanza di nostra madre non è positiva al tampone, di stare tranquilli. Addirittura prende nostra mamma dalla stanza dov'era e le fa affacciare alla finestra. Mia madre continua a sragionare. In quell'occasione disse a me e mio fratello: fate i bravi con i medici perché la stavano trattando bene. I due fratelli tornano a casa, a Monopoli, in attesa del risultato del tampone. Quella sera stessa leggono alcune notizie di un focolaio di Covid proprio nella clinica Mater Dei di Bari. La mattina dopo si rimettono in macchina, ripartono, riescono a parlare con il direttore sanitario della struttura, li rassicura ancora. Conferma che ci sono casi di positivi, dice però di non preoccuparsi. Alle 15 arriva l'esito del tampone, negativo. Diciamo a mia mamma di firmare le dimissioni. Anche perché erano 5 giorni che non faceva più riabilitazione, non aveva senso rischiare. Arriviamo in ospedale e in 3 minuti fanno uscire nostra madre al freddo, in pigiama, con la sua valigia. In auto non stava bene, tossiva, aveva dolori, difficoltà respiratorie, ma era negativa, nessuno si preoccupa. 2 ore dopo la clinica richiama, dice che c'è stato un errore. Avevano scambiato il tampone d'ingresso con quello di uscita. La signora Dora è positiva. I figli non possono credere di ritrovarsi in una situazione del genere. Chiamano il 113, scrivono all'ASL, alla Regione Puglia, decine di mail, nessuna risposta. Solo il medico di base prescrive una cura. 14 ottobre, la donna viene portata via in ambulanza. Tutta la famiglia si mette in isolamento. Una figlia viene ricoverata per Covid. Dora viene portata in terapia intensiva, dove il suo ultimo calvario finisce con la morte. Un percorso in ospedale di 3 settimane che l'ha portata alla morte, mi racconta il figlio. Ma l'ultimo schiaffo doveva ancora arrivare. Il 9 novembre ci restituiscono il corpo e la bara viene trasportata in un ufficio del cimitero di Monopoli, adibito a deposito. La bara di mia madre la ritroviamo in mezzo a sacchi della spazzatura, ossari, lettighe per le tumulazioni. Veniamo addirittura minacciati da chi avrebbe dovuto prendersi cura di quel luogo. Noi siamo andati completamente fuori di testa. Ho scoperto lati di me che non conoscevo. Vedere il corpo di mia madre in quelle condizioni mi ha ferito perfino di più di quella clinica che l'ha uccisa.
Ora la famiglia di Dora sta preparando le denunce, mentre i responsabili del cimitero si sono sommariamente scusati con un articolo su un giornale locale. Il direttore della clinica Mater Dei ha parlato di un errore fatto in buona fede. L'ultima volta che l'ho sentita, mi ha raccontato Roberto, prima che entrasse in terapia intensiva, le ho detto che qui tutti, i suoi figli e i suoi nipoti, le volevano un gran bene. E lei, senza rendersi conto che era un addio, mi ha detto: "Sono vostra madre, è normale che mi vogliate bene". Ora i figli di Dora chiedono di ottenere, dopo il dolore, un po' di giustizia. Buon mercoledì.